Tetri rulli di tamburi e tante persone arrivate addirittura dalla vicina Pisa. Il 29 luglio del 1845 la città di Lucca si riempì di gente che voleva assistere a quella che fu l'ultima esecuzione per ghigliottina in tutta Italia. Venne ucciso, dopo la condanna della corte giudiziaria, un nucleo di briganti, cinque persone che avevano messo pare a ferro e fuoco la piana, la Lucchesia, con furti, ruberie, omicidi e anche attività sacrileghe. Perché parliamo dell'ultima esecuzione di Lucca? Perché ci sono tante storie che riportano al periodo del Granducato di Lucca e poi del Granducato di Toscana, e in modo particolare alla ghigliottina che a Lucca veniva usata per le esecuzioni. Dunque dedichiamo questa puntata di Viver Lucenze a una storia brutta, ma che merita di essere raccontata, come merita di essere ricordato, come poi nel 1847, 2 anni dopo quella ultima esecuzione, Lucca festeggiò addirittura il passaggio al Granducato di Toscana con una festa dove venne dato addirittura fuoco alla ghigliottina. Ma andiamo per gradi. Le esecuzioni a Lucca venivano portate a termine in piazzale San Donato, sotto le mura, nella zona adiacente a Piazzale Verdi. Fin dal 1700 c'era, per editto del Granducato, c'era un boia. Prima veniva da Lucca, prima veniva da Pisa, scusate, poi era stato addirittura assunto a Lucca, e c'era una macchina vera e propria, una ghigliottina che era stata prima usata, presa in prestito dai pisani e poi costruita proprio da due artigiani lucchesi che sulla base di un disegno di un fabbro fiorentino realizzarono la ghigliottina di Lucca, è quella di cui parleremo oggi in questa storia che riporta a momenti brutti, ma porta anche a un momento di sollevazione popolare che festeggiò il momento della fine della pena di morte. Dunque andiamo per gradi e partiamo con la nostra puntata dedicata alla ghigliottina. Non si può parlare della pena di morte senza visitare quella che è stata la residenza, la casa del boia. Qui con noi abbiamo lo storico lucchese Massimo Baldocchi che ci parla di questa dimora del boia. Sì, questa effettivamente è quella che all'inizio dell'Ottocento fu utilizzata come casa del boia. E qua bisogna un po' fare una precisazione. Cioè, qui siamo sulle mura di Lucca e siamo in una zona storica particolare perché la casa fu realizzata su quello che era una delle antiche casermette di una fortificazione edificata in questa zona della città che aveva il nome di Bastardo. Questa fortificazione, di cui si vedono qua alle mie spalle i resti, aveva la caratteristica di una forma semicircolare. Questo dava il nome proprio al tipo di fortilizio che, appunto, non essendo una torre completa, si chiamava appunto Bastardo. Cosa che ha dato il nome a tutta la zona, che in questa zona della città è sempre stata chiamata in questo modo. La caratteristica di questa è che fu realizzata nel 1500 per andare ad aumentare quelli che erano le difese cittadine della zona. Queste difese erano state già ingrandite nel 1300, quando era stata realizzata una serie di mura e palizzate che andassero ad inglobare quelli che erano i borghi di Lucca. Queste mura, appunto, trecentesche, avevano la caratteristica di avere delle torri e delle torri di avvistamento, ma anche delle torri di difesa. Una delle torri che erano state realizzate lungo queste mura
la possiamo intravedere alle mie spalle, perché successivamente è quella che dà un po' adesso la forma quadrata, che dà adesso l'immagine, che dà la forma proprio alla casa che fu realizzata successivamente. Lì sorgeva una torre. Poi, quando furono fatte nuovamente, furono realizzate le mura rinascimentali, quindi siamo alla fine del 1500, perché il baluardo del Salvatore, che è questo appunto che sorge in questa zona, è del 1592, quindi è stato inglobato tutta questa forma di difesa. Rimase questa ulteriore costruzione che era la casermetta appunto del baluardo precedente. Allora, qua succede una cosa strana. La città di Lucca ha avuto da sempre le sue condanne, ha avuto spesso, ha dovuto ricorrere i tribunali lucchesi a applicare delle condanne anche di morte. Ora, nel Medioevo, diciamo dal Medioevo fino al 1800, non sono stati tantissimi i casi e soprattutto Lucca dal 1500 in pratica fino al 1700 ha avuto solamente un'ottantina di casi in cui fu applicata la pena di morte, e in tutti questi casi le veniva chiamato un boia da fuori città, perché non avevamo la tradizione e l'uso di avere un boia cittadino. La forma di pena di quegli anni normalmente era o l'impiccagione o la decapitazione tramite mannaia. La ghigliottina fu instaurata a Lucca con l'inizio dell'Ottocento, quindi con l'applicazione delle leggi napoleoniche che erano molto severe, fu previsto l'utilizzo della ghigliottina. Ora, questo metodo di giustiziare i condannati, un po' particolare, portò giusto il problema di dover dotare anche la città di questo sistema. Per fare questo si deve attendere un attimo i Borboni, quindi siamo governarono Lucca dal 1817 al 1847. Dovendo applicare, appunto, dovendo avere questo boia, fu deciso nel 1825 di chiamare e di assoldare un boia. Per fare questo fu chiamato tal Tommaso Iona, che era un boia che lavorava a Roma al servizio del Papa, e questo venne felicemente a Lucca, aveva 52 anni, venne a Lucca e cercò un'abitazione dove andare a stare. Ora i lucchesi, che non amavano probabilmente la figura del boia, si rifiutarono tutti di offrirgli un'abitazione, quindi toccò al governo di inventare un posto dove far risiedere il boia. Quindi fu deciso di modificare questa costruzione, di modificare il piano alto di questa costruzione e trasformarla nella casa del boia. Il signor Iona venne appunto a Lucca nel 1825 e praticamente ha svolto la sua attività solo per 20 anni, perché poi diciamo che in questi 20 anni la sua attività è consistita in due sole esecuzioni, che sono state svolte a Lucca nel 1831 e nel 1834. Poi nel 1845 avvenne un processo che per i tempi fece scalpore. Furono arrestati una banda di malfattori che operavano nel contado, soprattutto nella zona di Santa Maria del Giudice, eccetera, ma che soprattutto erano dei ladri sacrileghi, perché avevano portato via parecchi beni ecclesiastici, perché avevano distrutto dei tabernacoli spargendo le ostie, però più che altro avevano fatto solamente dei furti. Nonostante questo, nel 1846
il governo della città decise di condannarli a morte per decapitazione. Allora, in questo caso il signor Iona aveva già raggiunto i 72 anni e fu deciso di non utilizzare i suoi servigi perché considerato troppo anziano. La cosa pare che lo fece infuriare e dette anche le dimissioni da boia. Fu chiamato un boia esterno e fu allestita una ghigliottina nel piazzale di Porta San Donato, dove appunto furono giustiziati 5 dei 6 personaggi arrestati. Furono giustiziati, questa cosa successe nel 1846. La cosa suscitò un grande scalpore per i lucchesi che intervennero in massa e rimasero oltretutto scioccati, che furono ben felici poi l'anno successivo di apprendere che i Lorena, intanto Lucca era passata sotto il Granducato di Toscana, che i Lorena avevano abolito la pena di morte. Quindi, abolendo la pena di morte, la prima cosa che fecero i nostri concittadini fu di recarsi presso le carceri, prendere la ghigliottina, portarla sul piazzale di Porta San Donato e darle fuoco e bruciarla completamente. Un'altra delle leggende cittadine, perché non ci sono poi prove certe, è che dall'incendio avanzò in pratica la lama della ghigliottina, che fu presa, caricata su un carro, portata a Viareggio, di lì fatta portare al largo da un'imbarcazione e gettata nel mare al largo del porto di Viareggio, proprio perché la ghigliottina doveva essere bandita completamente da Lucca. La stranezza di tutto questo è che il nome della casa del boia è rimasto. Cioè, oggigiorno, nel 2000, quando si viene a questo baluardo, si parla sempre della casa del boia. Se pensate che questa qua è stata la casa del boia solo per 20 anni, perché poi nel 1846 venne un altro boia, ma solamente per giustiziare quei 5 disgraziati, e non ci fu mai bisogno di avere ancora l'utilizzo della casa del boia, che tant'è vero nel secolo successivo questa costruzione è stata utilizzata, è stata data ai privati, ci avevano fatto delle abitazioni, addirittura nei sotterranei, mi ricordo quando ero ragazzo, ci veniva fatta una coltivazione dei funghi. Una delle stranezze, sempre relativamente un po' quelli dei ricordi, dei miei ricordi di ragazzo e ricordi di molti lucchesi, sono appunto queste prese d'aria dei sotterranei. Mi ricordo quando ero ragazzo che diceva la leggenda cittadina che qua dentro, in questi pozzi, erano conservate, venivano gettate le teste dei condannati a morte, cosa assolutamente falsa ovviamente, però mi ricordo che da bambini avevamo il terrore di questi pozzi perché dentro c'erano le teste dei condannati, ecco, era un po' una stranezza. All'esterno del bastione dove sorge la casa del boia troviamo quella che da tutti i lucchesi è conosciuta come la croce del boia, che poi tra l'altro è stato oggetto di una nostra precedente puntata di Viver Lucense. Chiediamo, Massimo Baldocchi, ma era proprio vero che i condannati prima della sentenza finale si inginocchiavano per chiedere perdono davanti a questa croce? Bah, io non credo per questo, cioè conosco la leggenda e appunto come tale viene considerata e letta da molti lucchesi. Però dovete pensare questo. Allora, innanzitutto questa croce è inserita nel bastione che vi dicevo prima, è stato costruito all'inizio del 1500, mentre qua il boia ci è venuto ad abitare solamente nel 1825. Quindi bisognerebbe che questa croce fosse stata inserita dopo di allora, cosa che non sembra, perché sembra una cosa invece proprio realizzata al momento della costruzione. Altra cosa è che i condannati venivano
venivano tenuti, detenuti, presso le carceri di San Giorgio, che erano state realizzate proprio nel 1801, quando era stato distrutto, diciamo, l'antico convento di San Giorgio e trasformato in carceri. Quindi i condannati erano là. Quindi non mi sembra strano che la mattina dell'esecuzione il boia fosse uscito di casa, fosse andato fino a San Giorgio, avesse preso i condannati e li avesse portati a casa sua non mi sembra strano che si portasse il lavoro a casa. Quindi è più probabile che, visto che le esecuzioni dovevano avvenire nel piazzale di Porta San Donato, che è giusto a 100 metri dal carcere di San Giorgio, mi sembrerebbe strano che se li avesse portati qua. E poi, tenuto conto che appunto nei 20 anni in cui ha svolto la sua attività a Lucca, il boia ha fatto 2 esecuzioni, mi sembra ancora più strano che questa possa essere una croce legata all'esecuzione eseguita dal boia. Però onestamente io non so cosa sia e perché ci sia, la vedo inserita in un... mi piacerebbe poter scavare ancora sotto questa cornice per vedere se questa linea continua ancora più in basso e che non abbia un significato in quello che era l'antico fortilizio. Ringraziamo Massimo Baldocchi, che incontreremo ancora una volta subito dopo la pubblicità, proprio nella casa della Compagnia dei Balestrieri di Lucca. Ci fermiamo, solo un breve break per la pubblicità e poi ancora qua con la seconda parte di Viver Lucense. Riprendiamo adesso la seconda parte di Viver Lucense e ci troviamo qui proprio lungo il percorso che rappresenta una delle attrattive più importanti per la città di Lucca, forse le sue mura. E qui proprio a 2 passi da noi c'è la casa della Compagnia dei Balestrieri, che tra poco ci aprirà le sue porte per mostrarci quelli che sono i segreti di una compagnia che durante tutto l'anno lavora alla presentazione di eventi, di pali, tutto quello che gira intorno al mondo dei balestrieri, naturalmente, ma anche dei figuranti, degli sbandieratori, dei tamburieri. 200 persone, pensate, che stanno per festeggiare il loro 50° anno dalla riapertura dei loro lavori. Eccola, questa è la casermetta che ospita la Compagnia dei Balestrieri di Lucca. Adesso entriamo perché all'interno ci aspetta Massimo Baldocchi, che ci racconterà cosa c'è all'interno. Benvenuti nella casermetta del Baluardo San Pietro, sede della Compagnia Balestrieri Lucca. Questa è una delle casermette dei baluardi delle mura di Lucca. Le casermette erano il luogo dove nel 1600 stavano i membri della milizia che dovevano soprassedere all'utilizzo, dovevano controllare lo svolgimento delle attività che venivano fatte sulle mura, quindi soprattutto la difesa delle mura e il controllo che nessuno potesse entrare in città. In questa casermetta anticamente dormivano i membri della milizia, che erano 24 a seconda dei vari baluardi. Qui c'erano quelli che erano addetti a sorvegliare l'utilizzo dei cannoni che venivano posti a difesa dei baluardi, c'erano quelli che avevano l'incarico di fare la guardia notturna. Adesso questa casermetta è stata restaurata nel 2015 dalla fondazione della Cassa del Risparmio e è in uso alla Compagnia Balestrieri Lucca. La Compagnia Balestrieri Lucca è nata nel 1970, per cui l'anno prossimo festeggeremo i primi 50 anni di attività. È nata proprio per promuovere il turismo nella città di Lucca tramite l'organizzazione di manifestazioni storiche che potessero far conoscere meglio la storia e le tradizioni della nostra città. Qua dentro abbiamo la sede e qua conserviamo i nostri trofei e tutti i premi vinti in questi 50 anni. Poi abbiamo alcune chicche, come ad esempio questa,
questa che vedete qua. Questa è una ricostruzione di un'antica balista romana realizzata dai ragazzi del Liti di Lucca e donata poi alla Compagnia Balestrieri proprio per l'attività che svolgiamo. Questa, vi dicevo, è una ricostruzione di una balestra romana databile grosso modo al 200 a.C. Ma quella non è certo una delle balestre che usiamo noi. Questa è già più simile, anche se è un semplice modellino in legno in scala 1:1 realizzato da un nostro socio. Questa è una riproduzione di una balestra da postazione. Infatti la Compagnia Balestrieri svolge la sua attività con l'utilizzo di balestre da postazione, cioè balestre che servivano esclusivamente alla difesa delle mura o delle torri dei castelli e non si potevano portare normalmente in battaglia in quanto troppo pesanti. Queste grosse balestre sono riproduzioni moderne di balestre in uso nel XV secolo e devono essere realizzate proprio secondo quelle che erano le modalità del tempo. Sono dotate di un grosso arco d'acciaio che le consente di avere una potenza che va dai 5 ai 6 quintali di spinta, che è tantissimo, perché voi pensate che un arco di quelli olimpici normalmente spinge fino a 100 libbre, quindi è una cosa che sarebbero roba da per 6-18, da 18.000 libbre di spinta. Le balestre sono in legno, hanno una serie di parti di metallo, hanno uno sgancio e ci consentono di scagliare delle frecce che pesano 130-140 grammi alla distanza di 36 metri e ad una velocità superiore ai 200 km orari. All'interno dell'associazione, per rendere più spettacolare proprio la manifestazione che è il Palio di San Paolino, la manifestazione regina per cui è nata l'associazione stessa, ci sono vari gruppi. Uno è il gruppo dei tamburi, che vengono conservati qua, sono gestiti dai nostri ragazzi, dal nostro gruppo tamburi, che si allenano due volte alla settimana, pensate anche durante l'inverno, proprio per riuscire poi a poter effettuare quei numeri e quelle figure di assoluta precisione che vengono presentate al palio. Qua vengono conservati negli armadi, sono conservati tutti i costumi che dovete considerare che sono alcune centinaia, perché attualmente la compagnia si compone di più di 200 soci divisi nei vari gruppi: sbandieratori, tamburini, figuranti generici, balestrieri ovviamente, arcieri e un apprezzatissimo gruppo che fa danza rinascimentale. Una delle novità della nostra attività è che proprio nell'ultimo anno abbiamo aperto l'attività del gruppo anche ai più piccoli, perché presso la Compagnia Balestrieri abbiamo creato un gruppo di giovani balestrieri, cioè si può cominciare a tirare con la balestra dall'età di 8 anni. Tant'è vero che stiamo cercando proprio di andare nelle scuole a spiegare quella che è la nostra attività e a cercare di far conoscere ai ragazzi quella che è la storia di Lucca, perché bene o male è la cosa che ci interessa di più. Addirittura mi sono divertito, ho realizzato un fumetto con la storia di Lucca che spero di poter distribuire presto proprio in tutte le scuole, proprio per consentire tramite questa forma di comunicazione diversa di insegnare ai nostri ragazzi quella che è la storia della nostra grande città, quella nostra grande storia del nostro Medioevo. Comunque vi dicevo che all'interno della compagnia abbiamo realizzato delle balestre più piccole in grado di funzionare perfettamente come quelle più grandi e i bambini dagli 8 ai 13 anni possono venire a tirare e a provare sotto l'attenta guida di insegnanti adulti che li seguono passo passo, possono cominciare a tirare. Quello che vedete qua sopra è uno dei bersagli da gara. Questo è il bersaglio che ci hanno tramandato i nostri antenati, perché il palio della balestra a Lucca è stato disputato fino all'inizio del 1600, per poi essere successivamente trasformato in una gara di tiro con gli archibugi.
Però nel 1443 il governo della Repubblica arrivò ad emettere un documento che si chiama Ordo Probalistari, in cui venivano stabilite tutte quelle che erano le regole che andavano a disciplinare la disputa della gara delle balestre. Queste regole sono gelosamente riprodotte tuttora e quando facciamo i vari pali, ma soprattutto il palio di San Paolino, andiamo a riprodurre esattamente quelle che erano, appunto, a seguire quelle che erano le antiche disposizioni, che prevedano che i balestrieri debbano essere sorteggiati, che la loro freccia deve recare scritto il nome per poterla riconoscere dopo il tiro, che il bersaglio debba essere una brocca. La caratteristica di questa è che è un cilindro di legno del diametro di 13 cm che sbuca da questa rotella sempre di legno e è lungo 50 cm. Questa è una delle caratteristiche del vince ovviamente, chi va più vicino al chiodo che viene posto nel centro di questo piccolo bersaglino. Per cui le frecce che arrivano a conficcarsi in questa parte della brocca non hanno valore rispetto a quella centrale. Questa è una delle caratteristiche del nostro palio, che prevedeva fra l'altro che l'ordine di tiro veniva sorteggiato nei giorni precedenti, per cui chi va per primo sulla postazione a scoccare la propria freccia troverà il bersaglio libero. Poi man mano che si susseguono i tiri la difficoltà cresce, perché si conficcheranno varie frecce e diventa sempre più difficile poter trovare e arrivare al centro. Proprio per caratteristica storica, perché i nostri antenati dicevano che se la fortuna aveva voluto premiare una persona consentendogli un'estrazione migliore nell'ordine di tiro, era giusto che la fortuna l'aiutasse fino in fondo. Questa è un po' una caratteristica antica. Altra caratteristica del nostro palio è quella che la gara si svolge fra i tiratori dei tre terzieri in cui Lucca fu divisa dal 1370 fino al 1799. Quindi esistevano i terzieri di San Martino, che è caratterizzato da avere come stemma appunto la figura del San Martino che dona il suo mantello, e poi vedete quelle quattro altre formelle dove sono indicati i gonfaloni, cioè ogni terziere si divideva a sua volta in quattro zone territoriali che si chiamavano gonfaloni. Per il terziere di San Martino abbiamo la ruota, il cavallo, la stella e il pappagallo. Qua più avanti abbiamo la riproduzione degli stemmi del terziere di San Paolino, che era appunto diviso nei gonfaloni del granchio, della sirena, del falcone e della luna. Ultimo dei terzieri, che storicamente era anche veramente il più piccolo, è quello di San Salvatore, che occupava la parte centrale di Lucca, cioè la zona della chiesa di San Frediano, la zona dell'anfiteatro, e arrivava grosso modo fino a via San Giorgio, questa parte centrale più commerciale. E il terziere di San Salvatore, che si divideva nei quattro gonfaloni del Sole, della Rosa, della Corona e del Gallo. Qua nella nostra casermetta appunto tutti gli arredi sono stati ricostruiti e ritrovati dalla compagnia Balestrieri e servono proprio per poter garantire quelle che sono le nostre attività. La casermetta è sede di riunioni, di convegni, di conferenze. Noi abbiamo un progetto che si chiama I quaderni della nostra storia, che prevede che tutti i mesi si svolga qua dentro una conferenza dove appunto chiamiamo degli storici affermati qua di Lucca, in maniera che ci possano raccontare e descrivere la storia della nostra città. E qua abbiamo appunto, a questo tavolo si svolgono le riunioni del consiglio direttivo, oppure ci sono appunto l'utilizzo poi normale, che è quello per le prove sia dei tamburi che di tutti i gruppi che svolgono attività all'interno dell'associazione. Nell'altra parte della sala
stiamo conservando un po' di materiali dove vengono conservati i materiali, perché la compagnia fa durante l'anno moltissime manifestazioni. Una molto simpatica la facciamo in occasione della Notte Bianca, dove cerchiamo di far rivivere tutti gli anni delle scene di vita medievale, e una delle tante cose che è stata realizzata è proprio questa gogna, che era uno del, quando si parlava prima di condannati eccetera, una delle cose che erano soliti usare i nostri antenati per punire chi, malfattori che avessero compiuto degli atti non gravissimi, venivano esposti al pubblico, gli venivano inserita la testa e le braccia qua dentro per poi essere esposti al pubblico ludibrio. Qua conserviamo, come vedete, materiale vario, dalle quelle che sono le armature in uso appunto nei tempi, oppure abbiamo un'altra piccola cosa per dimostrare l'attività della compagnia. Abbiamo un ricordo particolare, questo è un ricordo di una partecipazione dei nostri balestrieri alla Grande Sfida, programma organizzato da Canale 5 negli anni 90, dove i nostri balestrieri presero parte. La scommessa consisteva nel riuscire a 36 metri a far saltare la cerchiatura di una moneta da 500 lire con un tiro scoccato con una balestra, cosa è riuscita benissimo. È un programma presentato da Gerry Scotti, che ci fornì l'occasione di andare a conoscere Gerry Scotti e tutto lo staff di Canale 5. Infatti la compagnia in tutti questi anni ha avuto modo di collaborare molto spesso anche con la RAI, per spettacoli e varie manifestazioni, proprio perché vogliamo rappresentare una fetta importante della storia di Lucca. Bene, ringraziamo Massimo Baldocchi per averci ospitato all'interno della casermetta che contiene tutto quello che è importante per la compagnia balestrieri di Lucca. Tra l'altro il prossimo anno, se non erro Massimo, è un anno molto importante per la compagnia, perché? Sì, il prossimo anno la compagnia balestrieri compie 50 anni, infatti è stata fondata nel 1970 e proprio in occasione dei nostri 50 anni faremo parecchie attività e parecchie attività importanti, con grandi manifestazioni, con cose di assoluto richiamo a livello nazionale, per cui vorremmo che Lucca si ricordasse che 50 anni fa un gruppo di amici guidati dal compianto Giuliano Marchetti riuscì a mettere su questa iniziativa, che noi speriamo possa continuare ad andare avanti per altri 50 anni senz'altro, e che senz'altro vi invito già da ora a venirci a trovare, a seguirci anche a voi di Noi TV, di poter collaborare per le occasioni che senz'altro saranno numerosissime. Grazie ancora Massimo Baldocchi, e adesso la linea Giulio. Bene, è tutto per questo appuntamento di dicembre inoltrato. Abbiamo parlato di ghigliottina, in una prossima puntata parleremo sicuramente di argomenti più solari.